Vi lascio allora adesso al concerto del nostro amato Tony Esposito, tutto il gruppo di Tony che prende il posto sul palco. Grazie a te a questa organizzazione. Bisogna dire che è stato anche un tuo suggerimento quello di ospitare Tony, e lui giustamente spesso si è trovato anche a Roma con Tony Esposito, è nata una bella amicizia, poi anche abbiamo contattato Tony, dico perché non stare con noi una serata bella della prossima edizione, e già dallo scorso anno Tony ha detto guarda, verrò volentieri per una bella serata insieme anche alla Riccardo Monti Band. Io vi presento i musicisti che Riccardo ha scelto, siamo veramente al top della musica pugliese, dei musicisti pugliesi. Davide Chiarelli alla batteria, Mario Esposito al contrabbasso, al basso, Orazio Milli percussioni, Ramon Perez percussioni, il nostro cubano, grande Cuba, dalla Havana direttamente, Osvaldo Natali alla chitarra, ciao Osvaldo, Mimmo Radogna al sax, Riccardo Monti al piano, tastiere, Paola Liaci alla voce. Buonasera a tutti. E il nostro Tony Esposito.
Grazie. Allora dobbiamo fare un piccolo test. Grazie. Un po' rispolverato canzoni un po' dell'inizio carriera, che erano pezzi animati molto dalla voglia di unire quello che in quel periodo, che a metà degli anni 70 succedeva, ovvero negli anni 70, quelli più grandi se lo ricordano, c'erano tante musiche insieme, c'era il funk, c'era il jazz, di cui abbiamo ascoltato anche dei fantastici gruppi di giovani questa sera, ma c'era un po' tutto. Io venivo da Napoli e venendo da Napoli ho cercato di unire, di mettere un po' della mia città in tutto quello che erano le influenze, quello che mi arrivava all'orecchio, l'Africa che ho sempre amato per gli strumenti, e poi la melodia napoletana insieme alle melodie di tutto il mondo, alle melodie evocatrici. In questo caso Simba è un po' un riferimento al primo viaggio che ho fatto nell'Oriente, che per me è stato fondamentale anche per i miei strumenti. Allora, io vorrei chiedere solo una piccola cortesia, perché per me è importante sentire le percussioni, abbiamo dei percussionisti fantastici. Puoi suonarmi un attimo le percussioni che non mi arrivano tanto? Ecco, chiedo cortesemente di averle qua nelle spie, e questo ce l'ho, e poi abbiamo il nostro grande cubano. Bene, io amo le percussioni, tutte le volte che le sento, bellissimo, no? Potremmo iniziare proprio un pezzo così. Allora, io avevo proposto ai ragazzi un po' di meno di voce, molto forte la tua, è bellissima naturalmente, ma un po' di meno nelle spie. E avevo proposto a questi fantastici musicisti, noi ci siamo incontrati, abbiamo fatto anche una produzione insieme, una loro produzione, ho chiesto di rispolverare quello che è stato, fu la sigla di Domenica in Pagaia. E da allora è partito un altro modo di porsi verso il pubblico, perché Pippo Baudo sentì questo pezzo che era nato un po' per gioco e disse: bello questo pezzo, ed è stato forse un successo in tutta Europa, ma non ha un testo, per cui è un pezzo strano, è un pezzo a tante voci, non è molto facile. Molte le ho messe nel mio, le ho campionate, le ho messe qua, e per cui mi avvalgo, perché ci sono 10 cori, fatto solo dai cori, ma un pezzo particolare, e probabilmente anche un pezzo bello, perché tutte le cose che hanno successo ci deve essere una motivazione, anche se non me lo sono mai spiegato perché in Italia un pezzo come Pagaia senza testo abbia funzionato. E uno, e due, e tre.
Grazie. Allora, sai che cosa volevo fare? Mi viene in mente di fare... perché mi piaceva far vedere com'era nata, come succedeva. Questo pezzo è nato... Sì. Ecco, non me la ricordavo, dico, ma non la faccio stasera. Grazie. Che tonalità è? Re minore. Allora, Kalimba è nata in questo modo. Aspettate, perché Kalimba è nata con una solo. Io, tornando dall'Africa,
le percussioni. Grazie. Pensavo che Kalimba è nata proprio all'insegna dell'improvvisazione e mi sembrava doveroso dedicare all'amico Pino Daniele qualche brano, perché come non ricordare questo grande compositore, questo grande amico, perché insomma io parlo a nome anche dei miei compagni di viaggio, Tullio De Piscopo, James, eravamo ragazzini, alla fine degli anni 70 abbiamo iniziato questa avventura e con Pino, che Pino era agli esordi, era una scommessa quella di formare una sorta di supergruppo e portare in giro la nostra musica, il nostro sud, in giro per il mondo. Questo è successo. Pino ha composto delle canzoni fantastiche, meravigliose, e così poi ognuno nel nostro piccolo ha aiutato questa baracca, questa barca, questa nave poi diventata, in che tutti insieme abbiamo poi formato un suono, un sound, e che Pino ha ripreso poi negli anni 2000, ha ripreso e ha voluto rimettere insieme i suoi amici napoletani. E per cui sono stati 6 anni meravigliosi. Pino ci ha lasciati, ma non ci ha lasciati, perché Pino è sempre sul palco, è nei nostri cuori, è nella mente e nelle nostre composizioni. Pino è presentissimo. Per cui con questi strumenti, grazie, con questi strumenti che io ho portato stasera, sono quei pochi strumenti che io ho sempre suonato con lui sul palco, perché ci divertivamo molto a improvvisare. E uno dei primi pezzi che abbiamo fatto a casa sua è stato proprio Yes I Know My Way, ed era nato con la batteria. Thank you.
Allora, di Pino ci sono tante cose, vabbè, è difficile ricordarci, ma questi mi ricordano proprio gli inizi. Però ce n'è un'altra, un altro paio che io vorrei fare proprio di Pino, perché mi ricordo quella casa sua a Formia, vicino Napoli, dove eravamo seduti io, Tullio, James, e di lì si iniziava con i primi accordi a costruire qualcosa e poi è diventato quel suono, il suo suono naturalmente. Quale pezzo vogliamo fare di Pino? Io vorrei un suggerimento, perché da parte mia... Ah, sei isto qua. Ha scelto Paola. Paola, un applauso. Posso? A Paola Riaci, perché c'è una voce inaspettata. Grazie. Blues proprio uscita. Tremavano i miei tamburi, Paola, quando cantavi. Tremavano i miei. A sei isto qua. Maestro? Thank you.
Grazie, grazie. Questa è fantastica. A me mi piace il blues. E a chi non piace? Vai.
Bene. Un poco più alto questo, perché ci stiamo scaldando e abbiamo alzato la posta, il volume. Però volevo ancora continuare un altro pochettino con Pino. Perché e no babà diceva sotto su, eh? Beh, questa Mare Luna è bellissima. Mare Luna è un pezzo delicato. Mare Luna. Un po' di atmosfera. Ci ha lasciato in luce se ci andava. Thank you.
Tony Esposito. A volte entrare in una magia, e questo lo dico proprio perché i pezzi di Pino scatenano questa magia. A volte, come diceva anche Pino, bisogna andare oltre la canzone, perché è come se si aprisse una porta. A un certo punto la musica cammina, si alza e comincia a camminare in maniera autonoma, insegue, ha un suo percorso, e da quando noi la conduciamo, poi veniamo condotti dalla musica, dalla magia che diventa infinita. Ecco, io ho trovato e merito un applauso che questa sera loro sono riusciti a creare questa magia in un pezzo di Pino, che è un pezzo speciale, un pezzo molto difficile e particolare. Grazie. Possiamo riprendere qualcosa dopo, forse. Questa cosa dedicata, allora bisogna dedicare, insomma, lui viene da Cuba, che è un paese fantastico, in questo momento è un paese che sta soffrendo molto. Dedicato. Time.
Cuba. C'era un pezzo di Pino prima di poter chiudere il nostro set. C'era qual era? Napolè, bravo. Napolè, a chi mi affido? A quale voce mi affido? A te. A Paola. Paola, vieni qua. Arrivo. Sta facendo una cosa, maestro. Sta bevendo acqua. Perché deve fare Napolè. Dedicato al nostro amico Pino. Allora, questi giorni ci sono stati questo gruppo mondiale che sono i Coldplay a Napoli, allo stadio, e hanno cantato questa canzone. Tutto lo sforzo che ha fatto Pino nella sua vita di comporre e di essere stato una brava persona, perché Pino lo è stato, una brava persona, è riconosciuto ancora oggi in tutto il mondo. Thank you.
Paola Liaci. Grazie. Io vorrei che voi annunciaste. Allora, io ho conosciuto loro, ho scoperto loro con un brano che a me è piaciuto molto, mi hanno fatto ascoltare un brano. E questo brano voi stasera lo fate, io suonerò con voi, così nel disco. Sì. E allora io vorrei che tu lo annunciassi e spiegassi un po' come è nato questo brano che io ho ascoltato. Taglia, però fai un assunto, Riccardo. Come può uno squinzanese rovinare una discografia di una leggenda mondiale con Confine? E ricordo ancora le lacrime quando ci ha invitato a Trastevere a vedere, ad ascoltare soprattutto, la traccia di percussioni con cui mi aveva omaggiato in questa composizione l'anno scorso. Andai con Paolo a trovarlo, c'era anche Lillo, ci trovavamo tutti insieme. E ho potuto ascoltare questo suono onomatopeico del tamborder che dopo Kalimba de Luna Sinue è stato inserito all'interno del brano che vi faremo ascoltare e che è preceduto da un piccolissimo pensiero sull'amore e sulle persone che si amano e su questa strettissima disconnessione tra mente e cuore. Quello che ci rende appunto umani. La mente non comprende mai le ragioni del cuore. Ciò che razionalmente sembra ed è sbagliato viene stravolto dai sentimenti. Se anche sai per certo che stai per metterti in un guaio, ti ci tufferai di petto e ti accorgerai solo alla fine che non c'era acqua sotto quel trampolino, ma solo pietre. Non c'è comunicazione, non c'è scambio di informazioni tra cervello e cuore. Quando siamo innamorati, siamo consapevoli di esistere. Viviamo il qui ed ora senza preoccupazione per il futuro, né rimpianti per il passato. Siamo pienamente umani. Carol, your soul.
the same as they don't mean to party. Questa canzone per te è una protezione, passare per scherzare, giocare e volare. Il passato, sempre presente nel futuro, come vento d'estate, non vuoi inverno più giascuno. Baciami ancora con questi fan, solo tu non riuscirai a farmi cammino, ma sei da dentro con un meno musicale piace. Il sentimento che nasce, ma lontano l'empatia e l'amore non cresce. Allora salutiamo a conclusione di questa splendida serata Tony Esposito, Riccardo Monti Band, straordinari musicisti tutti, Paola Liaci, straordinaria Paola, grazie mille, sempre straordinaria. Vorrei salutare anche tutta la regia e la parte anche audio, Marco Aggioli della Music Club, che da stamattina dalle 9 stanno qui con questo caldo e ancora sono lì e poi devono pure smontare. Un grande applauso a chi fa questo lavoro per rendere queste piacevoli serate di musica. E poi ancora Francesco Rizzo per la diretta streaming, e un grande applauso a tutti voi che ci avete anche deliziato della vostra presenza. L'appuntamento a domani sera da Piazza Duomo, e concludiamo questo weekend di musica e di, come dire, passione per la nostra terra,
con la nostra Vigna d'Argento. Grazie a Tony Esposito, che troveremo anche domani con noi in Piazza Duomo. Grazie a tutti, buonanotte. C'è qualcosa, dovete fare una finale? C'è una richiesta. C'è una richiesta? Sì. La sto facendo. Qual è? È quella là. Quella. Dammi quella. Volume. Un po' di volume, voce e pad. Yeah.
Grazie, buonanotte a tutti.